dice la informazione logistica alla firma? Piero, no, lo so il nome. E tu che sei dell'ISP? Io di responsabile dell'area gestione conservazione fauna. Project manager del progetto, sì. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Se vogliamo iniziare i nostri lavori, che si svolgeranno in queste tre giornate, di cui, come sapete, come avete da programma, la prima giornata e la mattinata di domani è per il corso, mentre da domani pomeriggio inizia il simposio internazionale proprio specifico sul progetto LIFE. Vi ringrazio della partecipazione, penso che gli argomenti siano molto interessanti sia come sono stati strutturati sia come verranno illustrati dai vari relatori, e direi di cominciare subito con i saluti del professor Tarantelli, direttore del Dipartimento di Chimica e Biologia, e del dottor Genovesi, che è il project manager e il responsabile dell'area conservazione di ISPRA. Do la parola quindi al professor Tarantelli. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Non ruberò che pochissimi minuti per portare il saluto del mio dipartimento, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia, questo convegno conclusivo del progetto Safe Brands. Per me è un onore e un piacere particolare portare i saluti del mio dipartimento, che non posso non ricordarlo, è stato selezionato quest'anno fra i dipartimenti di eccellenza italiani per il valore della sua ricerca, e la sua ricerca è in gran parte volta proprio ai temi della sostenibilità dell'ambiente, della tutela dell'ambiente. Non dirò nulla di nuovo, naturalmente questo è un convegno molto importante perché il tema dell'invasione delle specie aliene, sia animali che vegetali, è tema fra i più importanti, una delle minacce più grosse insieme ai cambiamenti climatici, l'inquinamento e lo sfruttamento non regolamentato delle risorse, è una delle minacce principali alla conservazione dell'ambiente, ed è un tema particolarmente difficile perché incontra difficoltà sia oggettive, perché è una minaccia che è crescente, come sappiamo tutti, anche a causa della più grande mobilità e globalizzazione, ed è, credo che chi di voi se ne occupa più da vicino, è anche un tema che incontra difficoltà di natura culturale, perché spesso incontra ostacoli proprio nel cercare di convincere la popolazione che si tratta di un tema importante e che ci sono delle specie, specialmente animali, che vanno tenute sotto controllo, perché altrimenti rischiano di distruggere interi ecosistemi. I danni di questa minaccia all'ambiente sono danni che sono stati stimati in centinaia di milioni l'anno in Europa, quindi è chiaro che si tratta di un tema che ha bisogno di molte risorse ed è un tema fondamentale. È chiaro che c'è bisogno di uno sforzo congiunto, esattamente come quello di questo progetto, fra vari enti, a partire dall'Unione Europea, che sta iniziando a darsi delle regolamentazioni in proposito, ma poi scendendo fino ai centri di ricerca, come l'università, gli enti territoriali devono tutti collaborare per affrontare questo tipo di problemi. Il mio dipartimento è in prima linea insieme ad altri dipartimenti dell'Ateneo di Perugia su questi temi, ha
svolta e svolge, fa parte di due progetti, altri due progetti live, come quello sulla strada, sul monitoraggio e la tutela delle specie ittiche dell'Appennino centrale, e l'altro è il progetto Sun Life per la creazione e l'estensione di una rete di monitoraggio e tutela ambientale che si chiama Natura Verde. Oltre a questo ci sono molte altre ricerche del Dipartimento che dirigo che riguardano i processi molecolari che sono alla base di inquinamento, che sono alla base di cambiamenti climatici e che sono alla ricerca di nuovi metodi per condurre reazioni chimiche a basso impatto ambientale. Insomma, è un dipartimento che chiaramente è in prima linea su questi temi, quindi mi fa particolarmente piacere essere qua oggi. È anche un dipartimento che conduce dei corsi di studio dove cerchiamo di formare delle persone innanzitutto sensibili a questi problemi, chiaramente, e anche dei professionisti che siano in grado di contribuire effettivamente alla risoluzione dei problemi della tutela dell'ambiente. Mi fermo qua e auguro buon lavoro al corso e al simposio che si terranno in questi giorni qui, in questa magnifica sala. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti di essere qui. Io sono stato il project manager di questo complesso progetto che si sta avviando verso la conclusione. Devo dire che il grosso del lavoro poi è stato realizzato da un team di persone, tra cui Valentina Lamorgia, Daniele Paloni e altri, che hanno fatto un lavoro estremamente impegnativo qui in quest'area. Ringrazio anche, sono molto contento che il professor Tarantelli abbia fatto questa apertura, perché noi come ISPRA abbiamo una oramai consolidata tradizione di collaborazione con l'Università di Perugia e con il suo dipartimento, non solo sul tema delle specie invasive, ma più in generale anche sul tema del monitoraggio e della tutela delle specie e degli habitat minacciati. Credo che il ruolo dell'università sia un ruolo essenziale, perché questo esempio della gestione delle specie invasive ci mostra come noi dobbiamo, se vogliamo proteggere il nostro ambiente, essere pronti a recepire delle sfide che sono costantemente mutevoli. Se noi pensiamo quali sono le emergenze ambientali, non solo in Italia, i cambiamenti climatici, le plastiche che stanno riempiendo i nostri mari, le specie invasive, tutte materie sulle quali quando io mi sono laureato non esisteva alcuna conoscenza. Quando io mi sono laureato anche biodiversità era un termine appena nato, quindi credo che sia essenziale che le università preparino le nuove generazioni ad affrontare sfide che non sappiamo neanche noi quali saranno, quindi fornendogli un metodo ed una capacità critica di analisi che deve essere applicata a sfide nuove. Questo progetto, come è stato detto dal professor Tarantelli, ha dimostrato alcune delle sfide che dobbiamo affrontare, che non sono solo biologiche. Affrontare il tema delle specie invasive richiede necessariamente di aumentare la nostra capacità di spiegare alla società perché è necessario intervenire, perché senza il supporto della società non si va lontani, e di trovare strade nuove per prevenire e mitigare gli impatti legati a questa minaccia. Chiaramente agire su una specie in un contesto urbano, una specie molto bella, portata proprio perché a scopo ornamentale, pone delle sfide particolarmente complesse di collaborazione e di interazione con tutti i livelli della società. E credo che i risultati del progetto siano estremamente incoraggianti, perché è possibile, lavorando insieme agli enti pubblici, alla regione, al comune, che sono stati partner del progetto, l'istituto zooprofilattico, lavorando con le associazioni ambientaliste, lavorando con i cittadini, è possibile spiegare, è possibile dialogare ed è possibile creare un substrato che permetta realmente di fare dei progressi su questo tema. Credo che anche casualmente questo seminario venga in un momento estremamente
utile ed opportuno, perché è cambiato radicalmente il quadro normativo in cui ci muoviamo. Fino a qualche anno fa le specie aliene invasive non erano in nessun modo citate nelle norme, e questo creava un fortissimo una debolezza di tutto il sistema di conservazione. L'Europa e poi l'Italia hanno creato nuove norme. Le norme italiane sono di pochissime settimane fa, per cui siamo in un terreno molto nuovo in cui dobbiamo studiarle, interpretarle e fornire un supporto che sia adeguato ad una nuova sfida per enti pubblici che sono già sotto stress per tanti motivi. E quindi penso che questa occasione di confronto che nasce da questo progetto sia particolarmente utile e venga in un momento particolarmente opportuno. Quindi nelle presentazioni che ci saranno parleremo anche di questo contesto, e è prevista poi una tavola rotonda che è aperta, non abbiamo interventi programmati, una tavola rotonda dove speriamo che proprio si possa approfondire insieme quali potranno essere le strade per applicare questo nuovo quadro normativo. Di nuovo il progetto USAID REDS ci dà un'ottima base di discussione, perché è un progetto pilota che è andato ad agire su strumenti di prevenzione, di gestione, di informazione, di regolamentazione che appunto vanno a toccare tutte le diverse attività che la nuova normativa prescrive. Quindi ecco, insomma, credo che questo progetto e la discussione che avremo in questi giorni potrà aiutare tutti noi, da ISPRA alle regioni a tutti gli enti coinvolti, a capire meglio come potremo applicare queste nuove prescrizioni nel modo più efficace possibile. Anche, di nuovo, sottolineo un punto essenziale, e anche come sapremo comunicare alla società le ragioni dietro queste attività che sono che non sono conosciute dai più e che richiedono spesso azioni che, come nel caso di USAID REDS, hanno sollevato perplessità, per cui insomma questo è un punto importantissimo. Io ringrazio moltissimo tutti i colleghi di ISPRA che hanno permesso l'organizzazione di questo convegno, la regione che ha dato tutta la base di logistica di supporto, anche permettendo di utilizzare questa bellissima sala. Noi saremo un po' intimoriti da, diciamo, essere circondati da queste facce che ci guarderanno mentre parliamo, però i colleghi di ISPRA della direzione comunicazione, Paola Ragno, che ha seguito nell'ultimo mese con un terribile stress l'organizzazione del convegno, che sta lì che si sbraccia, grazie mille, perché veramente la partenza è stata particolarmente positiva. Adesso lascio la parola a Valentina Lamorgia e poi subito potrete prendere il caffè per prepararvi al lavoro. Sì, grazie mille. Allora, in effetti vi do un paio di informazioni più che altro logistiche. Come avete visto dal programma, siamo nella fase del corso e ripercorreremo un po' tutte queste tappe, dei punti critici, dei punti essenziali che il dottor Genovesi ha appena evidenziato. Quindi avremo subito dopo il coffee break una sessione sugli aspetti legislativi, su tutte le novità, e continueremo poi con delle sessioni sugli aspetti gestionali per arrivare a toccare domani mattina anche i temi legati alla comunicazione. Dal punto di vista logistico, dopo le sessioni della mattinata c'è un pranzo che forse questo non è specificato chiaramente.